Ce l'abbiamo fatta, siamo in semifinale, ragazzi. È stata una partita pazzesca, 90 minuti interminabili, ma alla fine siamo in semifinale, un'impresa per l'11 targato Roberto Mancini, per il CT Roberto Mancini, un'impresa epica per l'Italia del Mancio, che grazie al gol di Nicolò Barella e un tiro a giro splendido di Lorenzo Insigne, del nostro numero 10, batte il Belgio di Roberto Martinez. Non basta il calcio di rigore inventato dall'arbitro Vincic al minuto numero 44. Non basta Romelu Lukaku, non basta il rigore siglato da Big Rom al 45esimo del primo tempo. Dicevamo, la prodezza di Nicolò Barella al minuto numero 33 e poi la grandissima perla di Lorenzo Insigne. Ma andiamo con il riepilogo della serata dell'Allianz Arena, partendo dal gol annullato a Leonardo Bonucci al minuto numero 9, perché sul calcio di punizione per l'Italia insacca Leonardo Bonucci, ma viene, diciamo, annullato il gol degli azzurri per la posizione di fuorigioco per l'offside visionato con il VAR dall'arbitro Vincic da parte di Giorgio Chiellini. Quindi il vantaggio, l'urlo azzurro, viene subito, diciamo, placato per l'intervento del VAR al minuto numero 11. Parte fortissima la formazione di Roberto Martinez, che trova la conclusione dalla distanza di Kevin De Bruyne. Vola letteralmente Gigio Donnarumma a salvare gli azzurri. Poi una grandissima parata di Gigio Donnarumma su una piazzata, un contropiede stellare per i Diavoli Rossi, con De Bruyne che pesca Romelu Lukaku. Il piazzato dell'attaccante nerazzurro trova la grande risposta del neo portiere della Paris Saint-Germain, che ha firmato pochi giorni fa un contratto quinquennale con il club parigino. Grandissima parata di Gigio Donnarumma sul piazzato di Romelu Lukaku. E poi l'invenzione da terra da parte di Verratti, che riesce a pescare Barella, dribbling secco su Vertonghen, che precedentemente aveva perso un pallone d'oro nei confronti di Verratti. Verratti che serve Barella, che sterza sullo stesso Vertonghen e batte Courtois per il gol del vantaggio, il gol che porta in avvantaggio al 36esimo la formazione di Roberto Mancini. L'Italia ci crede, l'Italia pressa e trova un contropiede con poi la perla, la splendida realizzazione di Lorenzo Insigne, che sterza, tira a giro e batte Courtois per il gol del raddoppio. Cosa ha fatto Lorenzo Insigne? E poi, ragazzi, al minuto numero 45, proprio dopo il gol del raddoppio, arriva l'episodio che poteva clamorosamente cambiare la serata dell'Allianz Arena, perché c'è il contatto tra Doku e Di Lorenzo. Per arbitro Vincic non ci sono dubbi, calcio di rigore. Entra anche l'intervento della VAR, ma il VAR non cambia la decisione. Secondo me è una decisione assurda, perché non c'è nessun contatto, c'è una leggera spinta, questo bisogna assolutamente sottolinearlo, ma è una spinta, è un contatto che in uno sport ci può stare. All'interno di una partita ne vediamo tantissimi di questi contatti, quindi questo contatto non è assolutamente un rigore. Personalmente, secondo me, è una grandissima
cavolata dell'arbitro Vincic che riapre letteralmente la partita e ovviamente dagli 11 metri non sbaglia Big Rom per il gol che riapre il discorso qualificazione, che riapre le speranze dei Diavoli Rossi di riaprire questo quarto di finale. Ecco ragazzi, la ripresa parte sicuramente con un grandissimo pressing da parte della formazione di Roberto Martinez e al 60esimo c'è una palla gol clamorosa, per la formazione belga, che trova un contropiede De Bruyne, pesca Doku, che trova Lukaku appostato sul secondo palo, c'è il muro, c'è il salvataggio sulla linea di un eroico Spinazzola che poi si farà anche male. Quindi ragazzi, questa vittoria non è solamente per tutto il popolo azzurro, è anche per la nostra freccia rossa, la nostra freccia d'argento, chiamatela come volete, per il nostro sprinter, per Leonardo Spinazzola, che probabilmente martedì sera a Wembley non ci sarà per la semifinale contro le Furie Rosse, contro la Spagna targata Luis Enrique. Ragazzi, peccato, perdiamo assolutamente un giocatore di livello, un giocatore eccezionale, ma quello che è importante ragazzi è aver battuto questa formazione che era forse la grande favorita alla vigilia insieme alla Francia, campione del mondo, per vincere questo europeo, perché dopo l'eliminazione ad Euro 2016 da parte della Galles, sempre ai quarti di finale, poi l'eliminazione in semifinale nell'ultima Coppa del Mondo, è un altro fallimento per i Diavoli Rossi, per il Belgio targato Roberto Martinez, che a questo punto potrebbe vedersi concludere questo ciclo con grandissimi giocatori, con un progetto tecnico davvero clamoroso. Potrebbe chiudersi questo progetto, questa era del Belgio, senza un grande trofeo alzato al cielo. Però comunque quello che è importante è che l'Italia resiste nel corso del secondo tempo e alla fine riesce anche a spuntarla. C'è un'altra occasione clamorosa per Doku al minuto numero 83 con una serpentina dell'ala del Ren, che però termina per fortuna alta sopra la traversa. Nella finale tantissima sofferenza e poi finalmente i tre fischi di Vincic e finalmente lo possiamo dire, l'Italia vola a Wembley, l'Italia vola alle Final Four di Wembley Stadium e affronterà martedì sera la Spagna, un avversario che conosciamo molto bene, che avremo ancora una volta a ottobre per le Final Four di National League, che abbiamo già affrontato nel 2008 ai quarti di finale, sconfitta ai calci di rigore. Abbiamo affrontato nel 2012 nella girone e poi anche nella finale di Euro 2012, quando perdemmo. L'Italia di Cesare Prandelli perse per 4-0 nella finale di Kiev e affrontammo anche ad Euro 2016 per l'ottavo di finale, per una vittoria splendida per l'Italia targata Antonio Conte. Italia-Spagna è stata anche la semifinale della Confederation Cup 2013, quindi è un avversario che conosciamo molto bene, è un'avversaria sicuramente molto molto complicata, ma questa nazionale, questa Italia potrebbe ancora una volta fare una grande impresa. E quindi ragazzi, io ci credo, noi dobbiamo crederci, e quindi ragazzi, forza Italia, forza Italia, po 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 po, ce ne andiamo a Wembley, ce ne andiamo a Wembley. Io vi ringrazio per attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video. Forza Azzurri!